Ok, avevo promesso di fare un tutorial su C Sharp e il debug locale. Come vedete, qua realmente abbiamo creato sostanzialmente uno script facendo tutto quel trucco che adesso vi farò rivedere, che ho già fatto vedere in un video mio precedente, ma non è così banale. Per cui praticamente cliccando o premendo la F, infatti vediamo lo script. E questo script praticamente cosa fa? Ogni iterazione del refresco del video, se è passato un secondo, allora scrive running x, dove x, n in pratica si viene incrementato di volta in volta, in pratica c'è un n uguale a n più 1, e quindi dopo ogni secondo lo incrementa, e poi se ho premuto la lettera F, allora fa il cambio di visibilità dell'oggetto che gli scrivo, quindi c'è un target object, oppure se io faccio un mouse down, cioè quando faccio clic sull'oggetto e quindi vado direttamente a cliccare sull'oggetto. Quindi la no novità è sostanzialmente facendo play. Mi dice che secondo lui non è molto bravo a fare la simulazione, quindi questo va fatto per scene un po' complicate e per frammenti di scena, ok? Altrimenti loro dicono di usare la sandbox, perché è quella che abbiamo visto prima. Però noi diciamo di non disturbarci più, got it, e vedete che non c'ho più l'avatarino, ma tanto per fare i test non mi interessa. Al posto dell'avatarino c'è questa specie di capsula che mi rappresenta l'ingombro che posso fare io, ok? E qui vedete che se faccio F attivo praticamente la sfera che si accende o si spegne, ok? E nella console comunque c'è quello che dicevo prima, cioè si vede anche qua, la console praticamente si clicca qua, si vede praticamente che fa questo effetto. E poi praticamente vedete che c'è Visibility Set to True e la stessa cosa si ottiene con il clic sul cubo che sta ruotando. Il cubo ruota complessivamente e quindi noi adesso possiamo fare una scena. Facciamo una scena da zero per farvi vedere come funziona. È la storia degli assembly, che non è così semplice. Allora, partiamo da più o meno zero, quindi partiamo da questa scena, la distruggiamo. Intanto accertiamoci di non essere in play, perché tutto, come sapete, e quindi lo verifico se è presente questo, Limited Editor Simulation, faccio replay di nuovo, in modo tale da avere di nuovo tutti i dati di default. Mi costruisco una scena nuova, questo è importante, crea scena, quindi la scena, trovo mai la scena, eccola qua, scena, e la scena la chiamo Pacchio 2, perché è la seconda scena che faccio, e poi la clicco su Pacchio 2, e a questo punto vedete che c'è una main camera che devo togliere, perché se no, vedete, se io faccio questa, Pacchio 2, devo configurarla prima di tutto, quindi andiamo sul nostro gestore di diciamo eccolo qua. Ok, si è aperto sull'altro schermo, scusate. Quindi è questo, Project Configuration. E dobbiamo avere adesso io sto sfruttando Spatial Island, ma al posto di Pacchio Scene dobbiamo metterci Pacchio 2, che è questa scena che stiamo costruendo, ok? In modo tale da poterla praticamente non me la fa fare così, quindi facciamo qua pacchio 2, ok, pacchio 2, ok. L'importante è che sia scritto pacchio 2 sull'active package. Ora tutto il resto non lo faccio vedere, neanche create eccetera, e faccio solo vedere la possibilità di vedere le issues. Ora, le issues sono, facendo un refresh, praticamente ci dice i tre errori che mancano qua. Quindi manca. Allora, questo qui è perché abbiamo la camera, quindi la togliamo. Facciamo un refresh, è andata via, come avete visto, il motivo è proprio togliere la camera della main camera. Dobbiamo metterci qualcosa su cui mettere i piedi, perché qui è tutto vuoto. Quindi mettiamo un attimo sulla destra. E qui creiamo fondamentalmente un piano, facciamo un 3D object.
piano, ok, quello, le coordinate, ricordiamoci che vanno bene le coordinate 0, quindi adesso non ce lo fa vedere, eccolo qua. Beh, qui l'ha messo non proprio zero, ma comunque l'importante è che sia lì. Gli mettiamo, se facciamo ancora il refresh, c'è ancora un problema perché dobbiamo mettere l'entrance point. L'entrance point è una cosa spatial, che vuol dire dove finisce l'avatar all'inizio. Lo mettiamo praticamente sopra vedete che c'è questo simbolino, lo mettiamo sopra il piano, vedete che mi fa vedere dove scorre. E quindi se faccio refresh praticamente c'è solo più un errore. A questo punto dice che vediamo l'errore meglio. Ah, la thumbnail camera, questa è bella. Come vedo l'oggetto, quindi facciamo spatial thumbnail camera, questa, e vediamo che l'oggetto, tra l'altro l'oggetto, la camera guarda sempre sulla direzione del blu, e qui dobbiamo vedere cosa vede, thumbnail camera. E noi mettiamoci ancora un cubo, perché se no non abbiamo niente quasi da vedere. Mettiamo il cubo davanti, eccolo qua. Lo mettiamo un po' centrato qua. Andiamo sul thumbnail, che è questo, e vediamo che vede il cubo, ok? Poi i colori, eccetera, ve lo fate voi, perché altrimenti il video diventa lungo. Quindi a questo punto, se facciamo refresh, abbiamo qualcosa di già visibile. Quindi già quello che si vede adesso, a parte il test active scene, possiamo fare già assicuratevi di aver salvato, possiamo fare un play, e vedete che mi metto nello spawn point, no? E mi posso muovere. E quindi c'ho già tutto quanto per testare un ambiente, quindi anche morire per dire, ecco, vedete che muoio. Diciamo il spatial in questi casi fa ripartire tutto, quindi cosa fa? Fa praticamente il play di nuovo. E noi invece dobbiamo farlo a mano, okay? Se cadiamo giù all'infinito. Ora, quindi togliamoci questo, siamo di nuovo in editing. Premendo opportunamente questa cosa, controllate bene questa cosa qua, che non ci siano errori. A questo punto vi metto lo script qua. Ora, per mettere uno script occorre praticamente avere un folder dove mettiamo gli script. Io questo l'ho messo a livello principale perché così posso riciclare gli script. Ho fatto un my script, questo, ma noi possiamo fare un altro. Un create folder e chiamiamo MyScript 2, dove voglio scrivere gli script nuovi, no? MyScript scripts 2, okay? E dentro questo MyScript 2 dobbiamo creare fondamentalmente un package, no? E questo package praticamente glielo facciamo in realtà creare da lui, quindi noi andiamo nel nostro Unity Project Configuration, vedete che c'è un'opzione che dice che è puntato su New Assembly, ma che noi possiamo mettergli un altro Assembly, e quindi noi possiamo creare un Assembly qua, quindi facciamo create, dobbiamo creare l'Assembly, vediamo un po' se lo troviamo, Assembly Definition, ok, questo qui vediamo se lui, perché mi ricordavo più o meno come appariva. Sì, ecco, assembly, si chiama New Assembly. Lo chiamiamo Pacchio 2. Ecco. Allora, MyScript 2 ha Pacchio 2 come definitore di assembly. Dobbiamo dirgli praticamente al Active Package quale assembly deve usare. E quindi facciamo come vi ho fatto prima, e come vedete cerchiamo pacchio 2, vedete, pacchio 2 qua. Ok, quindi a questo punto vuol dire che possiamo metterci tutti gli script che mettiamo qua dentro saranno disponibili al nostro, praticamente, al nostro, dentro dove facciamo. Allora facciamo uno script molto semplice, quindi facciamo qua, facciamo create cscript, e dentro questo script, che chiameremo ad esempio, chiamiamo pure script 2, no?
Ecco, qui tra l'altro gli script è meglio chiamarli in un modo funzionale a C#, che vuole la prima iniziale maiuscola, quindi è script. Questo perché poi dopo dentro lo script deve esserci praticamente il corpo dello script deve chiamarsi esattamente come script 2. Quindi se io faccio doppio clic, okay, mi chiede un po' di robe. Vedete che mi ha messo script underscore 2 qua dentro. E quindi qui c'è scritto che cosa deve fare quando praticamente parte. E quindi gli metto un debug.log sono partito. E nell'update abbiamo di nuovo quella storia là, però proviamo a farci uno script al tocco, che faccia un debug quando voglio fare qualcosa. Quindi andiamo, io me la sono fatto fare praticamente da, adesso qui lo chiudiamo, andiamo perché me lo sono fatto fare da ChatGPT, ChatGPT, che però non trovo in questo momento. Ah, eccolo qua. Vedete che c'è mai fatto. Gli ho chiesto io di farmi una cosa che faccia al click, che faccia qualcosa. Quindi mi ha detto lui cosa fare. La semplifichiamo, non preoccupatevi. Quindi facciamo un Ctrl V on mouse down. Qui togliamo il target down e tutto il resto. Però sappiamo che il metodo si chiama così. Gli togliamo l'if, così lo fa normale, ok, salviamo, ok, lui in teoria dovrebbe essere tutto abbastanza allineato, in teoria dovrebbe autoallinearcelo, ma non mi ricordo come si fa, e qui quindi on mouse down gli facciamo praticamente questa sintassi in cui gli diciamo semplicemente sono stato premuto, sono stato premuto. Ok, ah, cioè, poi manca un punto virgola, che mi ero dimenticato. Quindi, se va bene, faccio Ctrl S, lo salvo. Lui, la parte praticamente di Unity si accorge che gli ho salvato qualcosa e quindi si autoadegua. Faccio ancora un check per vedere se il script continua a essere buono, cioè se il pacchetto è buono. Quindi vado su issues, facciamo refresh, ok, dice che va bene. Ora a questo punto chiudo qua, posso testare praticamente questo script. Come faccio? Faccio play. Ah, ok, c'è un errore. Assembly already exist. Che in questo caso quando ho creato l'assembly, no, mi sono dimenticato di cambiare il nome qua, mettiamo pacchio 2. Così non entro in conflitto con l'altro assembly che ho fatto prima. Quindi facciamo apply perché dobbiamo cambiargli il nome, che è una modifica abbastanza importante. Fa un reload degli script. E proviamo di nuovo a questo punto a fare il test. Quindi col test facciamo config issues refresh. Ok, you're good to go. E in particolare poi possiamo anche fare play di questo pacchio 2. Facciamo, ok, vedete che dallo spawn point sono un po' caduto perché il spawn point l'avevo sollevato, non era necessario. Vediamo la console, sulla console praticamente la pulisco, vediamo un po' se cliccando. Ah sì, errore banale e lo script devo poi infilarlo dentro il cubo perché sennò non mi funziona. Quindi clicco qua, vado sul cubo e gli devo mettere il mio script dentro. Questo lo ottengo praticamente molto banale, praticamente glielo scrivo. Posso anche mettere così, in teoria sì, ok. Così praticamente vedete che ha messo lo script dentro. Quindi a questo punto sono sicuro che stia funzionando come mi immagino. E quindi cosa faccio? Torno di nuovo a fare il test, perché nel frattempo è cambiato tutto, quindi potrebbe non essere più valido. Sono go to go. Vado qua, faccio il play. Ok.
vado in console, ecco, vedete, mi aspettavo, sono partito. Ora, se io mi muovo e comunque clicco su questo cubo, vedete, sono stato premuto. Ora, la stessa cosa mi aspetterei di poterla vedere attraverso il Test Active Scene. Test Active Scene, quindi tolgo questo perché vedete che è grigio e non lo posso usare finché sto debuggando. Quindi tolgo questo, faccio Test Active Scene. Test Active Scene. Fa una cosa molto lunga ed è per questo che secondo me è molto interessante questa novità di Unity, che è possibile testare gli script in maniera iperveloce, quindi molto ancora più veloce che quando si fa praticamente su Second Life, perché vedete che la sandbox per istanziarci ci piega un po'. Succede, per vedere la console dobbiamo fare F12. Ok, eccola qua, console, e a questo punto ci siamo persi il messaggio precedente, ma non importa, perché a questo punto se noi facciamo il clic sopra, vedete che c'è scritto sono stato premuto. E quindi questo è tutto per poter usare questa nuova feature che secondo me è rivoluzionaria, forse non so quanto rendete conto, ma velocizza e rende praticamente umano scrivere per esempio un escape room che può reagire praticamente al tocco, che poi è sostanzialmente quello che ci serve per fare qualcosa, e fare un tocco, trovare degli oggetti, far aprire delle porte che altrimenti ci impediscono. Ah, tra l'altro è anche mobile. Ah no, non è mobile, era un'impressione. Pensavo che fosse un oggetto mobile che potessi spingere. Va bene, allora, buona giornata, è tutto. Salve.